Siamo in terra umbra, precisamente a Corciano, un paese di 20.000 abitanti in provincia di Perugia. Siamo in attesa del via della gara di ciclismo Juniores, secondo Gran Premio Città di Corciano. Come spesso accade, seguendo le gare dei ragazzi, ci troviamo a visitare uno dei borghi più belli d'Italia. Corciano, un paese che definiremmo nuovo nell'antico. Essendo stato ristrutturato una ventina d'anni fa nella sua interezza dagli stessi abitanti del luogo, presentandosi così nuovo nella sua struttura originaria. I ragazzi stanno apprestandosi a raggiungere il chilometro zero, dove avverrà la partenza, un percorso di 130 km su un circuito da ripetere 7 volte. Ci troviamo in località Corciano Le Croci al chilometro 23,6 al termine della salita di 2,8 km. Al primo passaggio, il tentativo di allungo del numero 78 Callaioli Tommaso della Union Trail, il gruppo è a poche decine di metri. Secondo passaggio in località Corciano Le Croci, il chilometro è il 47esimo, in due al comando, ancora il numero 78 Callaioli Tommaso della Union Trail, a cui si è aggiunto il numero 115 capo di casa Bruno del Fonte Collina Cycling Team. Nuovo passaggio al chilometro 63.500, la situazione è cambiata di nuovo, sono in testa il numero 95, andiamo a vedere di chi si tratta, Milano Luca della Vini Fantini Nippo, il numero 4, Bellomo Pietro della Forno Pioppi, atleta di casa, e il numero 103, Metalli Leonardo della Sidermec Fratelli Vitali, il gruppo è sempre a pochi metri. Nuovo passaggio in località Corciano Le Croci, il chilometro 79 e 900, il gruppo non lascia spazio, ma vediamo
ragazzi che si stanno spostando sulla destra in fondo al gruppo, segno che qualcosa è successo. Lasciamo sfilare il gruppo per cercare di capire cosa sta avvenendo. Anche le ammiraglie si stanno spostando sulla destra. Una caduta, sì, è proprio una caduta. Scorgiamo le maglie, ci sembra di riconoscere le maglie della Spendolini Giammi Team. Rimane a terra Tomasini Andrea della Spendolini Giammi Team per una botta al costato, mentre costretto al ritiro anche Simone Paradisi, sempre della Spendolini Giammi Team. Per il forte corridore fanese tutto si risolve con tanta paura e delle escoriazioni al braccio e alla gamba. La corsa viene fermata per dar modo all'ambulanza di ritornare ai propri posti. Si riparte con quello che rimane del gruppo, gruppo a questo punto compatto, per il terz'ultimo giro. Ultimo giro, Gran Premio della Montagna, dove vediamo transitare per primo Radice Raffaele della Spendolini Giammi Team. Il gruppo è ancora compatto, corsa chiusa, a parte pochi tentativi di allungo, il gruppo non ha lasciato spazio a fughe.
Ed andiamo a leggere la classifica finale dei primi 5. Vince Fuggiano Rocco della Gulfpool Val Vibrata, secondo Vallarino Lorenzo del Team Union 3 Cipriani Gestri, terzo Stinchelli Alberto SD Tutti a Ruota e UC Petrignano, quarto Zandri Francesco Spendolini Giammi Team e al quinto posto Baldi Francesco UC Porto Sant'Elpidio.